Ciao Glitters, bentornati in un nuovo video! Perlica, ma tu cosa ne pensi? Sembra davvero falsa! Oh Baby Doll, ma è falsa, non è che sembra, è falsa! Ne sono certa, guarda, chiediamo a lei! Umana! Oh Perlica, dimmi, Umana, ti sembra falsa anche a te? Noi non riusciamo a capire, secondo noi è falsa! Già Umana, Glitters, voi che ne dite? È falsa, è super falsa. Eh sì ragazze, certo che è fake. Ma siccome voi non mi fate mai iniziare a parlare, ve l'avrei appena detto. Ciao Glitters, loro due non mi fanno mai parlare, ma volevo appunto dirvi che stiamo per spacchettare una nuova LOL Surprise Fake. Questa volta ne abbiamo una enorme, perché guardate quanto è gigante questa ball. Si chiama LOL Surprise Big Surprise. Wow, proprio come la big non è, però insomma è comunque enorme e siamo troppo curiosi di sapere cosa troveremo qui dentro. Se troveremo una LOL, più cose e non lo so. Il cartone si presenta in questo modo e mamma mia ragazzi, oddio, non sono troppo curiosa, voglio sapere assolutamente cosa troveremo qui dentro. Sulla bolla abbiamo la solita cerniera con maniglia già attaccata e non ce ne sta che aprirla. Ok, andiamo a vedere cosa troviamo qui dentro. Allora, qui c'è soltanto una piccola cosina di plastica da togliere, quindi la togliamo subito. Ok, abbiamo tolto la plastichina esterna, adesso dobbiamo togliere questa specie di strato. Tadan! Ok, non resta che aprirla. Ragazze, guardate come sono loro. Mio Dio, che paura! Aprila! Sì, ragazze, l'apro subito. Ok, no, ci vuole una musica di suspense. Pronti? Musica! Oddio, che cos'è? Oh mamma, aspettate che stava tipo uscendo tutta. No vabbè, addirittura, wow, non me l'aspettavo, pensavo di trovare tutto tipo dentro come al solito. Guardate qua, come la bigger surprise, praticamente come la pear surprise, abbiamo delle mini sorprese e queste palline, wow. Oh caspiterina, non me l'aspettavo proprio. Dai, aprile, aprile. Sì ragazze, le apriamo subito, andiamo ad aprire questa come prima, la plastica, mamma mia, proprio plastica di quelle... Proprio bla bla, insomma. Ok, andiamo ad aprire la prima e wow, cos'è? Ah, una magliettina, una giacchettina, anzi. Oh, beh, molto 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 carina, devo dire. Oh, cambia col calore? Ah no, ok, pensavo che cambiasse col calore, invece è semplicemente colorata male. È super fluo, mamma mia, sì, cioè sembra un sole di magliettina. Rimettiamola qui, quella che abbiamo aperto. Ah, ma dalla bolla era uscita anche questa, non me l'ero accorta. Ma che carino che è questo! Questo è molto carino, è fatto con qualche ritaglio non venuto bene, però tutto sommato è molto 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 carino, davvero bello! Ah, un altro vestitino ancora! Wow, beh, questa cosa mi piace, perché così possiamo avere tanti cambi per le nostre LOL. Allora, vediamo questo, anche questo colorato un po' male, stessi colori rosso-giallo, fatto in questo modo, molto però carino. E la gonnellina anche molto molto carina. Magari si possono customizzare questi vestitini. Guardate che... Oddio, sapete che con questi due si potrebbe fare il vestitino da scolaretta di Sailor Moon? È vero? È perfetto! No, lo voglio subito fare. Guardate che carina la gonna. Molto molto carina. Mi piace che si trovino così tanti vestitini, perché può essere effettivamente molto divertente. Oh, cos'è? Un vestitino. Ah, questo è molto carino. Colorato anche un pochino meglio. Molto 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 carino, guardate che bello, giallo e rosso, anzi giallo e arancio questo, non è molto rosso come l'altro, più arancio. Ed è molto 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 carino, guardate che bello, sì mi piace, wow ragazzi, sono piacevolmente proprio stupita da questa, dalle cose che si trovano in questa bolla, mi sembra più curata nei dettagli come rispetto al solito. Apriamo questa, vediamo cosa c'è qui dentro. Ah, scarpine, è vero, non abbiamo trovato neanche mezze scarpine. Finalmente abbiamo trovato delle scarpine. E sì, io ho sempre glitterini sulle mani. Ovviamente siamo su glitter, abbiamo sempre glitterini. E sono colorate malissimo, ma fucsie con la suoletta nera. Ecco qua, sì, infatti, ora troviamo solo scarpine. Appunto, servivano. Qui abbiamo degli stivaletti bianchi molto carini. Davvero molto molto carini questi. Apriamo l'ultima, che è questa blu, che contiene un altro paio di scarpine identiche a quelle di... Wow, Glitters, ma non me l'aspettavo proprio, vero Baby Doll? Guardate quanti accessori che possiamo usare anche noi per essere una fake. È iniziata davvero bene. Sì, già Perlica, sono d'accordo. Io già sto adorando quella gonnellina tutta fucsia e queste scarpine. Forza Glitter, continua ad aprire. Ma certo ragazze. Ok, voi continuate a tenere sotto controllo tutte quelle cosine, se no le perdiamo. E noi andiamo a prendere di
un'altra bowl perché guardate cosa c'è qui. C'è, oh mamma mia, abbiamo una bowl più grande e due più piccoline. Chissà cosa si troverà qui dentro. Andiamole a far uscire. Poi dentro non c'è assolutamente nient'altro. Però queste bowl anche potrebbero diventare qualcosa. Non so, non so. Ok, sono troppo in ansia. Non riesco neanche a farle uscire. Togliamo la plastica. Ok, qui abbiamo la prima bowl che rispetto alle altre è più grande. Andiamo a vedere cosa ci uscirà da dentro. Sono molto fiduciosa perché le cose fino adesso mi sono piaciute più, diciamo, un pochino. Quindi vediamo cosa troviamo qui. Oh, una LOL fake, vediamo. Oh mio Dio, Frank, oh mamma, guardate sotto il collo, ha un pezzo di ferro nel collo. Frankenstein. Oh mamma mia ragazzi, questa è Frankenstein. Qui non è che c'è da customizzare, qui c'è da fare un miracolo. Ah, è inquietante, mamma mia. Che, ma poi è arrabbiata. Cioè, guardate le sopracciglia. Oh, mamma mia. I capelli sono l'unica cosa fatta bene in questa LOL. Il colpicino anche non è fatto malissimo, anche se punge un po'. Girati, voglio vederti. Ah? Che dire, andava così bene con i vestitini, ma adesso mi sento scioccata. Questa è la bolla in cui era contenuto. Oddio, io non ci voglio neanche più pensare. A questo punto ho un'enorme paura, ma vado ad aprire queste due. Non so cosa possano contenere queste due mini ball, ma peggio di così non può andare più. Quindi, ok. Ah, abbiamo altri accessori, perfetto, abbiamo il biberon, che perlomeno non è brutto quanto la LOL. E in quest'altra ball, che non si apre assolutamente, un altro biberon, va bene, ok, c'è un altro biberon, perfetto. Vabbè, ok, diciamo che di questa ball mi sono piaciuti tanto gli accessori, i vestitini, ma la LOL no. Non la voglio vedere mai più, ti prego, portala via da questo posto del... Però mantieni i suoi vestitini, quelli possiamo usarli. Ma certo, Perlica, certo, dovresti chiedere il permesso. No, guarda, è lì, brivido. Fa paurissima! Bene, Glitters! Scusatemi se sono un po' balbuziente, ma ho tantissima paura. Questa cosa mi fa troppo paura. Mi devo alzare vicino. E per lì, staccati! No, devo stare vicino a te. Ho troppa paura di guardare. D'accordo. Bene, Glitters, se questo è un boxing... ogni volta che mi giro mi spavento anch'io. Umana, dillo tu, ti prego. D'accordo, ragazze, d'accordo. Non ci giriamo più, d'accordo, ragazze. Bene, Glitters, se questo unboxing vi è piaciuto, cliccate qui per iscrivervi al canale e qui per guardare tanti altri nuovi video. Noi ci vediamo molto presto. Ciao, Glitters. Ciao, Glitters. Ciao, Glitters. Scappa.